Tis the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam from tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints, and more. From unforgettable looks to unforgettable gifts, with fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in store or at hm.com. quando sento l'intro di DJ Khaled eh, diventa quasi istantaneo il collegamento eh, con la hit, con Rihanna. Wow, wow, wow! Mamma mia, è stata una grande estate, grandissima. Eh, soprattutto quando Rihanna ha fatto quell'intervento al carnevale, eh, mi, mi pare di Rio, o l'estate stessa o quella dopo, con quel video completamente folle. Vabbè, però eh, ricordi, ricordi. Insomma, ci mancano artiste come Rihanna. La vera star era, era proprio perfetta come interprete, non che sia finita, però effettivamente un po' scomparsa. Sono tutte sue figlie alla fine, se vai a vedere. Comunque, vabbè, siamo nel 2020 e DJ Khaled è in procinto eh, di produrre un nuovo disco e manda in promozione un brano che... Non è proprio una robetta estiva, a fatti concreti, anzi, ha il suo peso, ha il peso eh, del successo addosso. Cioè, non è che deve essere forza una hit di successo per avere il peso del successo. Infatti, cosa vuol dire essere una pop star? Ce lo spiega Drake. Stronzi che ci chiamano come se fossi bloccato, senza sosta, dall'aereo al fottuto elicottero. I poliziotti si avvicinano come se stessi spacciando pillole. Sono una pop star, non un dottore, ragazza di tante parole. Ma io non parlo. Ragazza con le gambe lunghe, ma non cammino. L'anno scorso mi sono nascosto. Arrivo per rovinare tutto. Voglio una lunga vita e che sia leggendaria. Voglio una morte veloce e che sia facile. Voglio una bella ragazza e che sia onesta. Voglio questo drink e un altro ancora. Sono problematico. Sono una pop star. Ma questa merda non è gomma da masticare. Potresti pensare che il mio manager sia Scooter Brown, ma il mio manager è con 20 puttane in un budacan. Guardate. Ariana, Selena, la mia visa, posso spendere quanto serve, ragazza mia. Quella roba è platino, come tutte le mie canzoni, ragazza mia. I negri vengono a prendermi, li faccio tutti a pezzi. Farò vedere il tuo culo sexy. Che cos'è il sollievo? Ti prego, non considerare che ti prendo in giro, e io non sto guidando niente in cui, devi, in cui devo infilare chiavi. Ti stai chiedendo come sono arrivato qui? Beh, ragazzi, <ride> non mi sembra così bello il successo. Cioè, da come lo descrivono i più famosi è un incubo. Quanta frustrazione, cioè, dice la pop star e fai no? Vabbè, ma questo, penso che questa sia una realtà un po' sdoganata. C'è quel bisogno di riconfermarsi sempre, c'è quel bisogno di eh, dimostrare, quelle insicurezze. Cioè, quando oggi sei una pop star, una rap star di, di un certo calibro nel mondo dello streaming, non c'è neanche bisogno che dimostri. Fai quello che vuoi, lo butti fuori e bene o male finisci in tutti i primi posti e le classifiche. Poi cioè il, il pubblico un po' più intelligente eh, può fare delle critiche e ci sono i caproni che ti seguono comunque, che dicono che sei una leggenda. E, eppure nonostante questo è evidente che le coscienze di questi, di, di questi famosi personaggi comunque sono ancora eh, belle e difficili da domare, no? Insomma ragazzi, inseguite quello che... Credete sia meglio per voi e, e magari arriverà un successo che vi piace, perché se questo è il successo, allora io non auguro a nessuno di essere una pop star.